Ciao ragazzi, allora non sono riuscito a fare prima il video post Juve Bologna, lo faccio adesso, sono appena tornato a casa, quindi insomma direi partita bruttina nel primo tempo dove la Juve ha fatto una fatica bestiale. Bologna è entrato con agonismo, voglia di fare, nonostante si era detto che non aveva più nulla da chiedere, tutto, insomma non l'ha fatto vedere, anzi ha fatto vedere sicuramente un alto agonismo, come è giusto che sia, come deve essere. Come deve essere sempre, e alla fine ha messo anche in difficoltà la Juve. Alla fine il rigore di Verdi ha sbloccato la partita e Bologna è andato, credo, meritatamente al riposo in vantaggio. La Juve ha avuto un paio di occasioni nel primo tempo: c'è stato un tiro di Higuain parato da Mirante e un colpo di testa di Alessandro sempre parato da Mirante. Insomma, credo che questo sia alla fine il riassunto del primo tempo sia qua: due occasioni per la Juve, una per il Bologna, e Bologna in vantaggio. Però a livello di occasioni, sì, la Juve ha avuto un in più. A livello di gioco, il Bologna sembrava averne di più anche atleticamente. Poi, secondo tempo è entrato Douglas Costa e Douglas Costa si è preso letteralmente la squadra sulle spalle e ha risolto la partita, perché alla fine, dopo pochi minuti, comunque ha creato scompiglio in una maniera incredibile. Poi Cuadrado ha trovato il cross dove c'è stata l'autorete del Bologna. Dopo l'autorete, ma già prima, la Juve è entrata nel secondo tempo proprio con un altro piglio. Cioè non è stata come magari con l'Inter, dove dopo aver preso il primo gol hai preso la sbandata. Qui si vedeva che la Juve era in partita e che poteva da un momento all'altro segnare, ha avuto tante occasioni. È clamorosa quella di Higuain, che invece di tirare ha provato a saltare Mirante davanti a lui e Mirante gli ha preso il pallone. E niente, alla fine poi è arrivato il gol del 2-1 di Khedira. E poi Costa ancora ha fatto un altro assist per Dybala, miglior assist man del campionato, semplicemente direi strepitoso, considerando la prima stagione da quando è arrivato la Juve, il primo anno in Serie A, quindi un calcio difficile, un calcio diverso da quello tedesco, dove se sei al Bayern sei avvantaggiato, insomma, da questa cosa, nel senso che le altre sono tanto più scarse di te. Il calcio italiano si sa che è molto più chiuso e molto più complicato. Quindi bravissimo Douglas Costa a spezzare la partita. Io lo dico, due cose le devo dire. Allora, intanto che secondo me non era così netto il rigore di Rugani, c'è stato appena appena un accenno. E io non l'avrei fischiato, almeno sarei andato al VAR e avrei controllato. Io non l'avrei fischiato. Nel caso che poi lo dai, comunque devi buttarlo fuori. Non viene dato un rigore clamoroso alla Juve nell'inizio del secondo tempo, con Cuadrado che viene tirato per 1,5 m per non farlo arrivare a colpire il pallone, e anche lì non ha neanche visionato il VAR, niente. Come anche sul gol di Khedira, francamente io qualche dubbio ce l'ho, perché comunque Khedira una piccola spintina la dà. Non sono episodi che alla fine che posso dire indirizzano la partita, perché secondo me comunque la partita, bene o male, la Juve nel secondo tempo la poteva indirizzare come voleva. Però ecco, Irrati mi tocca bocciarlo perché credo che abbia fatto una pessima partita. E per chi magari, ho letto tante persone che dicono: ma tu hai Douglas Costa, lo tieni in panchina. Vorrei ricordare che la Juve mercoledì gioca la finale di Coppa Italia e domenica prossima c'è la Roma. Cioè, la Lega ha dovuto ragionare su tre partite in una settimana, quindi non è che può far giocare tutti i tre partite, non è così che funziona. Già siamo sulle gambe, se poi facciamo giocare l'unico giocatore che ha un po' di gamba, lo facciamo giocare tre partite di fila, magari non si sa quanto renda. Detto questo, migliore in campo assolutamente Douglas Costa, ma senza ombra di dubbio. Peggiore in campo, ragazzi, io lo do a Rugani, perché è vero che l'errore sul rigore è una compartecipazione tra Buffon e Rugani. Però tu non puoi, io trovo inaccettabile che un difensore di Serie A, su un pallone comunque che ha il portiere, che vedi che è pressato, non guarda dove va il pallone, ma guarda altrove, perché lui quel pallone lì non ci arriva perché è distratto da non so da che cosa, non so da che cosa. Un giocatore che sto vedendo distratto, nessuno mette in dubbio le sue capacità che ci sono, ma con questa testa di strada non ne fai. Io vi saluto e vi do appuntamento col prossimo video, che sarà forza di cose post Juve Milan, per quanto riguarda ovviamente la prima squadra. Ciao!